È vero o non è vero? Abbiamo letto che le donne ragionano meglio con il caldo e gli uomini con il freddo. Noi siamo in altalena, nel senso che vogliamo andare in giro per capire questo divario fra uomini e donne dove va a finire e se soprattutto la popolazione di Sondrio, le donne e gli uomini, ragionano di più quando fa caldo o quando fa freddo. Andiamo a sentire. Gli uomini rispetto alle donne, cioè le donne rendono di più intellettualmente attorno ai 32 gradi di temperatura, gli uomini verso i 26, cioè più è caldo più le donne ragionano meglio. Se vuoi ho il cellulare, ti giuro, non è una follia, ho il cellulare in tasca, ti faccio vedere le... Faccio rispondere a lui. Per me è vero. È vero? Cioè anche tu rendi di più con la temperatura un po' più bassa, verso i 26 gradi, gli uomini? Penso di sì. Le donne 32. Lui ama il freddo, quindi può darsi. Quindi può darsi. Sì, le quindi se hai detto che lui ama il freddo, tu ami il caldo. Amo il caldo e quindi sto meglio, ragiono forse meglio quando fa caldo. Cioè può essere, cioè se hanno fatto delle ricerche scientifiche che lo dimostrano. No, neanche no, se non l'abbiamo. Se vuoi ho il cellulare in tasca, faccio vedere l'articolo. Okay. No, mi fido. No, 32, tu ragioni meglio al caldo o al freddo? Al freddo. Col freddo, cioè col caldo vedo più strippi da parte delle tipe. Cioè, delle... Anche tu? Anch'io. Guarda, sono la prima, quindi sì. Tu sei la prima, quindi altro tu, che... Già a 30 non ce n'è più per nessuno? No, d'estate non sopporto il caldo e non reggo il caldo, quindi... E quindi tu fai parte un po' più... Faccio parte del pezzo della, testosterone. Del pezzo maschile, del testosterone maschile. Tu invece? Boh, io non saprei cosa rispondere. Cioè... Ragioni meglio col freddo o col caldo? Ma credo anch'io col freddo, col caldo... Cioè mi state rovinando, questi hanno fatto le statistiche, stiamo rovinando le statistiche. Le donne ragionano meglio attorno ai 32 gradi, quindi con il caldo, gli uomini a 26 gradi. Le donne ragionano sempre meglio, a prescindere dai gradi e tutte quelle cose lì. Un po' femminista, un posizione un po'... Ino. Ce l'hai con gli uomini. In un certo senso. Che t'hanno fatto? Davide, devo chiedere a lui. Lui è scemo e basta. Perché... Ah, ok, lui non fa testo, non fa indagine. No, assolutamente. Quindi tu dici che a prescindere gli uomini zero, manco 26 gradi. È detto che le donne maturano prima degli uomini, ci sarà un motivo. Perché fa più caldo, non lo so. Me lo spiega. Come funziona? È natura. È natura.